Rispetto al primo modulo di introduzione allo studio dell'esoterismo, con corso avviato con la Società dello Zolfo, in questo nuovo modulo vedremo come, rispetto allo spiritismo e alla teosofia, che sono diventati movimenti, letteralmente, movimenti e mode che si sono espansi, si sono diffusi a livello mondiale, vedremo come inizio Novecento. Questa dimensione globale, questa dimensione mondiale, si rafforza e si consolida sempre più. In particolare ci sono degli ordini, delle correnti che si conformano su scala mondiale, non solo semplicemente per l'eco delle loro idee, che è sicuramente importante, ma anche per l'esperienza di alcuni esponenti di questi gruppi. Una delle esperienze che è stata una gota dell'insieme di musica, arte, esoterismo, spiritualità, sicuramente per esempio si è potuto trovare negli anni all'inizio del Novecento, ma anche negli anni 10 e 20 ad Ascona, Monte Verità, dove la summa dell'espressione artistica, così come dell'espressione occultista esoterica, ha trovato la propria realizzazione. Ecco, rispetto alla declinazione fortemente di fine Ottocento di alcuni movimenti collegati con lo spiritismo e con la teosofia, la quale sicuramente si è conformata già come un movimento mondiale e ancora nel Novecento fa molto discutere e si intreccia con le vicende di alcuni personaggi che andremo a trattare nel corso, il Novecento vede un interesse globale verso le tematiche occulte, esoteriche e spirituali. Per quanto The Hermetic Order of Golden Dawn, conosciuta anche come la Golden Dawn, l'ordine ermetico dell'Alba d'Oro, sia stato uno dei gruppi più discussi, sappiamo ad oggi che in realtà non contò contò un numero praticamente esiguo di membri, ma ciò che interessa non è tanto le vicende personali dei membri, che sono comunque interessanti perché ha coinvolto il top del top dell'intelligenza inglese, in particolare in ambito culturale, letterario, artistico. Uno di questi è il poeta di origine irlandese William Butler Yeats, ma in particolare sono gli insegnamenti interni, sono le idee, sono le pratiche che hanno caratterizzato anche in maniera minore rispetto all'apologia che magari alcuni biografi hanno fatto, ma sicuramente hanno caratterizzato la condivisione esoterica, occultistico, interna di questi membri, di questi letterati, di questi personaggi. Ecco che sicuramente il sistema enochiano, che andremo a vedere nel corso, ha influenzato non solo l'immaginario personale di questi personaggi, ma l'intero immaginario collettivo della società inglese. Ecco che allora vedremo che le vicende dei personaggi si intersecano con una pratica, per quanto considerata a livello della propria delle idee, delle tematiche, ma che ha fatto scalpore anche nell'immaginario collettivo, non solo, anche nei media, nei fumetti, nella rappresentazione successiva a venire ad oggi. L'Ordo Templi Orientis è stato uno di quegli ordini che si è caratterizzato e si è distinto a livello mondiale. Non solo per la vicenda personale di Carl Kenner, magnate dell'industria della carta, e Theodore Royce, noto sia per le sue arti canore che per le sue frequentazioni degli ordini massonici e la sua appartenenza, la sua militanza dentro gli stessi, ma sicuramente per le idee che in maniera spuria o meno, hanno caratterizzato il rapporto tra il mondo spirituale orientale e quello occidentale. Sicuramente la tematica dello yoga, così come di alcune pratiche occulte o meno, ha incentrato l'inizio ideologico, il nucleo ideologico di quest'ordine, ma quello che andremo a vedere nel corso è che quest'ordine sulla riscoperta e sul risveglio delle tematiche dei templari, degli ordini templari, ha avuto una propria caratterizzazione su scala mondiale del mondo dell'occulto. E questo è stato caratterizzato non solo
dall'avvento e poi dall'essere, dal vedere in guisa di dirigente lo stesso mago occultista britannico Aleister Crowley, ma sicuramente per tutte le forti connessioni che Crowley e altri personaggi e altri esponenti dell'OTO hanno sviluppato nel corso del tempo, come fa ben vedere il biografo di Crowley, Richard Kaczynski, in Forgotten Templars. Letteralmente l'Europa si mette in contatto con l'altra parte del mondo per scoprire una dimensione occulta che ancora oggi fa molto discutere. Beh, come ha già detto il professore Introvigne, è difficile dare una definizione di satanismo o di gruppo organizzato, anche perché esiste un tipo di satanismo, detto anche satanismo razionalista, in cui Anton Jean Dorlavey viene incluso a buon diritto, che in realtà è molto vicino a un ateismo personale o una riscoperta, una nuova riscoperta dell'essere umano, un nuovo umanesimo in un senso lato. Tuttavia, la figura di Satana, cioè quel personaggio biblico che tanto fa discutere, ha un ruolo fondamentale in una declinazione occultista di alcuni aspetti della chiesa di Satana di Lavey. E Satana viene visto come un alleato, forse in maniera anche provocatoria per il mondo borghese, ma sicuramente una sua funzionalità in questa rivolta contro il mondo borghese o contro un dogmatismo religioso e ebraicista, come già accennava il professor Introvigne, ma sicuramente è un Satana particolare, un Satana alle tinte hollywoodiane, ma che in realtà ha molti retroscena, anche non così pessimisti o negativi come si può riconoscere. Dall'altra parte abbiamo un'altra declinazione molto particolare della figura, sia della figura di Lucifero che del diavolo, e il loro rapporto con altre figure bibliche, come andremo a vedere. In particolare vi è quasi una vicinanza con una tecnica, una pratica psicodrammatica all'interno del movimento di The Grimstone. In particolare si cerca di capire come l'uomo possa scoprire delle potenzialità a partire dalla propria cultura, che si riferisce molto al retroscena religioso e al background personale della persona, così come ha determinate capacità che possono essere svegliate solo attraverso un percorso che si può definire propriamente iniziatico all'interno dell'Ordine dei Grimstone e consorte.